Nel match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie D, girone F, il Pineto torna a vincere per 2-1 tra le mura amiche contro il Castelfidardo. Barlafante e Romano da una parte, Perkovic dall'altra, per 3 punti di platino in casa adriatica. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Dopo la consueta fase di studio, sono i biancazzurri ad avere la prima chance. Bosco sale in cielo e svetta, palla fuori di poco. Poco male però per gli adriatici. Dopo una carambola in area, Barlafante beneficia di un rimpallo e in posizione regolare non ha problemi a depositare in rete l'1-0, comodo comodo davanti a De Malia. Il match è equilibrato con pochi sussulti. Il Castelfidardo prova a pungere, il Pineto gestisce e cerca di allungare. Al 38esimo ancora i teramani spingono con della quercia, arcobaleno per Caprioli che incoccia e accarezza il raddoppio. Nella ripresa la contesa ha subito un colpo di scena. Su contropiede Bosco atterra Braconi e concede la massima punizione dal dischetto Perkovic. Sigla il pareggio con il pallone da una parte e il portiere dall'altra. La risposta dell'11 di Amaro arriva al 70esimo. Pepe sponde in area, ma De Malia smanaccia in corner. Ancora una volta della quercia si trasforma in Marcel Jacobs e salta due avversari e guadagna la massima punizione. Romano emula Perkovic e freddo riporta i ragazzi del presidente dottor Silvio Brocco davanti, sempre il numero 24 a 10 dal termine, ha la chance di mettere in ghiacciaia la contesa, ma la sua incornata si spegne sul fondo da posizione più che ghiotta. Nel finale ci prova Bracciatelli, Mercorelli non si scompone e blocca. Diciamo, la vittoria è la medicina migliore quando poi si hanno delle problematiche come le partite precedenti, quindi in questo momento abbiamo problemi in organico, qualche giocatore importante fuori, qualcuno non è al top della condizione, qualcuno gioca con dell'infiltrazione, quindi portare via la vittoria e in una partita difficile come oggi è importantissimo, perché come ho detto prima, diciamo, la vittoria è la medicina migliore. L'abbiamo fatta con merito secondo me, perché potevamo chiudere la gara prima, invece poi abbiamo fatto la solita incertezza che ci ha costato il pareggio. Lì però siamo stati forti mentalmente, ci abbiamo creduto fino alla fine e direi che la vittoria è meritata. È da tempo che volevamo dedicargli la vittoria, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo l'infortunio di Vast, quindi soprattutto ci tenevamo e siamo contenti di aver vinto per lui, perché se lo merita, perché è stato, lo è e lo sarà sempre un giocatore importante per noi, quindi finalmente possiamo dedicargli la vittoria. Oggi, se proprio devo analizzarla, l'ha vinta l'esperienza che c'era in campo. Il Pineto ne aveva tanta e il secondo tempo l'ha messa a disposizione della gara. Abbiamo, secondo me, commesso un paio di ingenuità su tutti e due i gol. Però avevamo avuto la forza, comunque sia, di riprendere questa partita. E poi abbiamo commesso l'ennesima disattenzione, perché una squadra che deve raggiungere l'obiettivo e che deve comunque faticare come dobbiamo noi non può essere così leggeri in certe situazioni. Peccato, oggi sicuramente era una partita importante per il nostro proseguo, per la nostra speranza di poterci salvare direttamente. È normale che in questo momento adesso le speranze si siano ridotte un pochino per la salvezza diretta, però ancora c'è la possibilità. Avremo questi 15 giorni, perché domenica non giocheremo, e questi 15 giorni per ricaricare soprattutto la delusione di questa sconfitta.